stiamo andando in diretta. Buon pomeriggio a tutti. Sali. Buonasera. Non lo so, buon pomeriggio a tutti. Prima enorme differenza tra noi e gli altri. Okay. A qualcun altro regalano mazzette e bustarelle. Aspetta, a me la. A me la. La Vergine Maria. La signora mi ha dato un santino. Perché la signora ha piena consapevolezza del posto dove lavoro. Grazie. C'è un quadrifoglio perché non si sa mai, no? L'amore sacro e l'amor profano, avrebbe detto De André. Grazie, anche questo. Però incredibile, un quadrifoglio perché la fortuna... Con qui 5 fogli avete qui. 5 fogli avete qua, a Bologna siete sempre. E la Vergine Maria, perché, ripeto, io a mia madre le dico, mamma domani vado in Parlamento, stai attento, mi dice. Esatto, come se fosse. Io vi ringrazio, guardate che piazza bella, insomma, se io credo che più che, non lo so, posso stare qui ore a parlare e lo farò ore, fino a stasera alle 2, alle 3 del mattino. Yeah! Lo posso fare di programmi, di idee, di proposte, di soluzioni, di lavori che facciamo in Parlamento, però forse è l'immagine quello che consente maggiormente di capire quel che è il Movimento 5 Stelle, ovvero una meravigliosa normalità. Cittadini addirittura seduti in terra, cittadini che ascoltano altri cittadini che sono dentro le istituzioni e portano un messaggio e poi valuteranno se sostenere o meno il Movimento 5 Stelle. Ma questa è l'immagine di normalità. Ripeto, non ci sono carabinieri e poliziotti, non abbiamo bisogno di scorte, non c'è intermediazione, non c'è una barriera, c'è un palchetto di 30 centimetri e 2 casse particolarmente scadenti, ma questi sono i mezzi a disposizione del Movimento 5 Stelle. Perché in molti non ci credono, ma noi abbiamo restituito, cioè non percepito, 42 milioni di euro di rimborsi elettorali che vi assicuro ci avrebbero fatto comodo, perché i partiti con i rimborsi elettorali, con i soldi nostri, si pagano le campagne elettorali, i manifesti, tappezzano le città, tra l'altro ora anche vergognandosi del loro simbolo, e ne hanno ben ragione, ma quelle enormi campagne le pagano anche con i rimborsi elettorali, cioè le paghiamo noi, come noi paghiamo con il finanziamento pubblico all'editoria molti giornali per mentirci. Questo non significa che non ci siano bravi giornalisti che scrivono ottimi articoli, e i bravi giornalisti in Italia ci sono e rischiano la vita nel paese così colmo di criminali e di crimine organizzato. Però prima di credere ad un articolo che leggete su un giornale, verificate chi c'è nel consiglio d'amministrazione del giornale che pubblica quell'articolo. Questo dobbiamo fare, altrimenti non saremo liberi, sovrani, autonomi nel ragionamento, perché se scopriamo che in quel consiglio di amministrazione ci sono le banche e il movimento sta facendo una battaglia enorme sulla trasparenza del settore bancario, se scopriamo che c'è De Benedetti che è il socio numero uno del Partito Democratico, se scopriamo che proprietari sono Berlusconi, Confindustria, la Fiat, Agnelli, Elkan, Marchionne che va a braccetto con Renzi, è evidente che avranno una linea editoriale contro il Movimento 5 Stelle, che rappresenta l'unica alternativa a questo governo di prestanomi politici, perché non governa Renzi, Boschi, neanche Verdini che è in maggioranza, governano lobbisti che hanno finanziato le campagne elettorali di questi soggetti e una volta che li piazzano all'interno del governo del paese gli chiedono qualcosa in cambio. L'abbiamo visto con i provvedimenti a favore delle banche, da quando io sto in Parlamento 7 provvedimenti a favore delle banche, 7, e poi si scopre che Banca Etruria finanzia la Leopolda Renzi, che Banca Etruria, in Banca Etruria c'era il padre indagato per bancarotta fraudolenta, padre del ministro come vicepresidente, che poi approva dei decreti che intervengono su Banca Etruria. È tutto questo il conflitto di interessi osceno, peggiore di quello berlusconiano. Quanti anni ci hanno detto quelli della sinistra che non potevano risolvere il conflitto di interessi perché Berlusconi non voleva? Non è vero, non volevano loro, perché Renzi è passato
dimostrato dalle dichiarazioni, non risolviamo il conflitto di interessi in 100 giorni a 100 conflitti di interessi al giorno. Questo è il governo Renzi. Però guardate, io dico, parliamo degli altri, guardate quello che siamo. Sono 3 anni che stiamo in Parlamento, abbiamo subito valanghe di letame, siamo più forti di prima, più coscienti e sicuri della nostra forza, capaci di governare questo paese, convinti che le 4 manovre economiche che abbiamo sviluppato, 4, il Movimento 5 Stelle ha sviluppato 4 manovre economiche, la prima, il reddito di cittadinanza, che non è assistenzialismo, c'è in tutto il mondo, se tu sei uno studente universitario, esci, ti laurei, non puoi scappare dall'Italia, prima chiaramente dovrai avere un reddito, un sussidio per poter campare, 780 euro, le coperture ci sono, costa 17 miliardi di euro all'anno, ne buttano ogni giorno in schifezze di ogni tipo, lo studente prende 780 euro, nel frattempo abbiamo riformato con la legge i centri per l'impiego, presentiamo delle offerte di lavoro allo studente che se ne rifiuta 3 perderà il sussidio, ma non le rifiuterà 3, e la stessa cosa avverrà per i cinquantenni, i sessantenni che vivono condizioni drammatiche in questo paese, perché se perdi lavoro a 60 anni cosa fai? Cosa fai? Molti si ammazzano, però neanche più l'Istat calcola i suicidi per ragioni economiche, perché evidentemente rovinerebbero questa dittatura dell'ottimismo renziano dove va tutto bene e dove tutto si può inaugurare anche se è stato già inaugurato. Abbiamo un Presidente del Consiglio che inaugura opere realizzate 30 anni fa, mai crollate, le rinaugura, quando l'unica cosa che il Partito Democratico Romano ha inaugurato è la 5ª organizzazione criminale di questo paese, Mafia Capitale, questo ha inaugurato. Che senza la politica corrotta del Partito Democratico e della destra non avrebbe avuto la forza che ha avuto. Ora questo è il paese, seconda manovra economica del Movimento 5 Stelle, un piano energetico nazionale basato sulle rinnovabili, sull'efficientamento energetico, sul risparmio nelle abitazioni, e questo crea posti di lavoro. Non è vero che le trivellazioni portano posti di lavoro, sono le rinnovabili che generano posti di lavoro. Questo paese potrebbe diventare l'Arabia Saudita delle rinnovabili, ci potrebbe diventare. E da qui al 2020, applicando delle tasse a coloro che inquinano, la carbon tax, possiamo uscire dal carbone. E da qui al 2050 possiamo uscire dalle fossili e generare energia in un altro modo, e questo genera posti di lavoro. Certo che ci vogliono 20 anni, ma se iniziamo domani ce la faremo. Mentre questi prendono soldi dai lobbisti del petrolio. Non è che sono pazzi, è che sono in conflitto di interesse. Dato che i lobbisti del petrolio gli finanziano le campagne elettorali, faranno delle politiche a favore dei lobbisti del petrolio. Terza manovra economica del Movimento 5 Stelle, il sostegno alla piccola e media impresa. Ad oggi vi do questo dato, solo con i tagli degli stipendi dei parlamentari del Movimento 5 Stelle, qualcuno non ci crederà, però ci dovete credere, perché io solo 170.000 euro ho restituito e sono soldi. Solo con i nostri stipendi tagliati, soldi che per legge ci spettano, abbiamo ad oggi finanziato più di 1.500 imprese, creando 2.500 posti di lavoro con i nostri soldi. Ma avevamo detto che non avremmo preso lo stipendio intero, ma la metà, e rendicontato le spese e restituito tutto ciò che non spendiamo. Attenzione, io spendo tutto quello che devo spendere per la mia attività politica, e nonostante questo in 3 anni ho restituito 170.000 euro. Vi renderete conto che evidentemente i soldi sono troppi. Quarta manovra economica è una vera legge anticorruzione, un pacchetto che abbiamo definito la carta dell'onestà, che raccoglie delle proposte semplici, ve le voglio soltanto dire perché sono davvero semplici. Uno, la riforma della prescrizione. Tanti processi finiscono in prescrizione, anche il processo Eternit, forse anche Verdini lo finirà il suo processo in prescrizione. Che significa? Che non si arriva di fatto a sentenza o di condanna o di assoluzione. Tanti delinquenti non vengono condannati. Il delinquente che sa che prima o poi arriverà la prescrizione tende magari a dare tanti soldi a un avvocato e a prolungare il più possibile il processo, ad allungare il brodo, perché si potrà arrivare alla prescrizione. La proposta del Movimento 5 Stelle è la seguente: nel momento in cui c'è il rinvio a giudizio, quindi un giudice fa delle indagini, chiede il processo, un altro giudice dà l'ok al processo, in quel momento si stoppa la prescrizione, così il delinquente che sa che si arriverà a sentenza
magari chiederà il rito abbreviato per ottenere degli sconti di pena e il processo durerà molto meno e i magistrati potranno occuparsi di altri processi e così tutta la macchina della giustizia verrebbe assolutamente snellita. Altra proposta, vi ricordate quando Renzi parlava del DASPO per i corrotti? In TV, DASPO per i corrotti, chi viene indagato per corruzione dovrebbe essere indagato per alto tradimento, le sue cazzate quotidiane dette in televisione e rimandate in onda dalla stampa di regime. Quella proposta giusta l'abbiamo trasformata in legge e l'abbiamo presentata in Parlamento. Che significa? Se sei un'azienda che hai ottenuto corrompendo un politico degli appalti non potrai più partecipare a bandi pubblici. Se sei un politico condannato in via definitiva per reati contro la pubblica amministrazione, cioè peculato, corruzione, concussione, abuso d'ufficio, altri reati legati alla turbativa d'asta, non potrai mai più per tutta la tua vita candidarti in nessuna elezione. Mi sembra giusto. Altra proposta nel pacchetto: se hai un processo non ti puoi candidare. Noi non possiamo candidare delle persone sotto processo. Il PD, uno come Renato Soru, l'ha candidato nonostante un processo per evasione fiscale e 3 giorni fa è stato condannato per evasione fiscale ed è un europarlamentare. Ma che figura facciamo al Parlamento a Bruxelles con un europarlamentare condannato per evasione fiscale? Altra proposta: l'agente provocatore, agenti specializzati delle forze dell'ordine che si infiltrano per scoprire reati dall'interno della pubblica amministrazione. Questo servizio, questa funzione, questa attività ha funzionato moltissimo nei processi per quanto riguarda reati di mafia e di narcotraffico. Dato che oggi la corruzione è un'emergenza come la mafia, d'altro canto ripeto, mafia e corruzione sono due facce della stessa medaglia. Senza i politici corrotti le mafie non avrebbero quest'arma che hanno oggi di infilarsi nella pubblica amministrazione e ottenere appalti, il cemento. Qui vicino a Brescello è stato sciolto un comune per mafia in Emilia Romagna. Mai nella storia dell'Emilia Romagna, della Repubblica Italiana, un comune dell'Emilia Romagna era stato sciolto per mafia, ovviamente riconducibile al Partito Democratico. È il comune di Don Camillo e Peppone. Sono passati da Don Camillo a Don Vito Corleone. È così. Mai era successo. Queste proposte sono normali, giuste, sacrosante, ma diventeranno leggi dello Stato solo con il Movimento 5 Stelle al governo. Voi pensate che un governo che si regge su Alfano, quindi su Berlusconi, perché il patto del Nazareno non è mai morto, è vivo e lotta contro l'interesse collettivo. Berlusconi garantisce i voti a Renzi dandogli Alfano, quando Alfano non basta, e chiaramente Alfano non basta, gli danno Verdini. E Renzi non gli tocca le televisioni, Renzi non fa una vera legge sul conflitto interessi, Renzi non fa una legge sul falso in bilancio, che è quel reato che consente a quelle aziende di creare i fondi neri grazie ai quali si possono corrompere i politici. E il falso bilancio berlusconiano era addirittura più duro del falso in bilancio renziano. Questo è il patto drammatico, davvero vergognoso, osceno che c'è tra Renzi e Berlusconi. C'è un consocietivismo totale, ve lo garantisco. Coloro che litigano nelle televisioni, e voi pensate che la destra sia contro la sinistra, nella buvette si prendono il prosecchino assieme, tranne Colaninno, che è un deputato del PD, che prende tè in acqua minerale Ferrarelle, ve lo giuro. Diffidate da coloro che prendono il tè in acqua minerale, non sono delle persone veramente in acqua minerale. Mi fa il solito tè in Ferrarelle, io dico queste persone non sono normalissime. Ferrarelle, Colaninno, parente ovvio di quelli lì dell'Alitalia, hanno raso al suolo un paese. Dovete vedere Roma, io ascolto i vostri problemi, dovete vedere Roma, c'è da vergognarsi, è veramente piena di buche. Vengono dei miei amici stranieri, guardano le buche e gli dico: no, sono a tanti accessi alla metropolitana, li abbiamo dovunque, da tutti i luoghi puoi entrare. È una vergogna, e l'hanno rasa al suolo partiti di centrodestra e di centrosinistra, utilizzando appunto anche i finanziamenti dei boss di Mafia Capitale, la quinta organizzazione criminale di questo paese. E noi abbiamo queste 4 manovre economiche che creano posti di lavoro. Noi siamo questo. A noi soldi, come diceva prima Max, ce li danno migliaia di cittadini, 2, 3, 4 euro. Quindi abbiamo migliaia di cittadini lobbisti, ovvero un lobbista, il popolo italiano, e saremo costretti a fare gli interessi del popolo italiano. È questa la differenza enorme. Falcone diceva: seguite i soldi e troverete la mafia. Basta seguire i soldi per capire dove porterà
la politica di un uomo politico. Io dico, dimmi chi ti finanzia e ti dirò chi sei. Per questo il presidente del Consiglio delle Banche Renzi non ci risponde a delle domande semplici. Quanti soldi ti ha dato il tuo commensale Salvatore Buzzi di Mafia Capitale quando partecipava alle tue cenerenziane? E chi finanzia tutte le tue convention? Così capiremo se magari ci stanno dei lobbisti del petrolio e capiremo il perché degli emendamenti Tempa Rossa o della richiesta di non voto sul referendum, che è una vergogna in questo paese che il Presidente del Consiglio inviti all'astensione e anche il Presidente emerito della Repubblica, Giorgio Napolitano, il massimo responsabile dei disastri dell'Italia. Uno che è entrato in Parlamento l'anno della morte di Stalin, Napolitano, il 1953, non scherzo, sono 63 anni che lo paghiamo e dopo 63 anni ancora non ha imparato la Costituzione e invita i cittadini a non andare a votare, questo presidente indegno. Noi siamo questo, guardateci, guardiamoci, votate voi stessi, non votate Max, votate per voi stessi. Votate Max. Tenendo presente, io non ho veramente più voce, ieri stavo a Bolzano a fare comizi in tedesco, perché hai visto? Tu vai lì e ti dicono, vengono da Italia, come... Stamattina dove stavamo a Cattolica, poi Cesenatico senza microfono, Cesenatico, perché dice noi risparmiamo così, senza microfono. Noi siamo quelli senza soldi, senza scorta, senza microfono. Io mi sono sgolato davanti a quel canale, mi hanno fatto mangiare chili di fritto oggi, chili in Romagna di fritto, friggevano tutto, le posate erano fritte, i piatti erano fritti. Non si può friggere tutto, abbiate pazienza, voi pure qua lo gnocco fritto, tutto. Io non ce la faccio più a questo. Vi dicevo, guardateci, siamo questo. E veramente la differenza sta nel finanziamento. Io spesso lo dico e lo ripeterò eternamente, che è finita la batteria, ame. Lo ripeterò eternamente. Qualche anno fa, nel 2006, lei dove va? Ha dato un'agilità nel alzarsi. Dove sta andando? Può far vedere se ha coraggio il colore di quella cravatta a tutti quanti, sì, no. La può far vedere, è la ferrovia, guardate che colore. Se Max si mette con la cravatta perdiamo 2% in un secondo. Sì, sì. Ma deve andare a lavorare lei? Sì, sono l'autista di Pullman. Oh, vabbè, buon lavoro. Di dove? Di Agrigento. Ah, il paese d'Alfano. Bravo. Lo conosci? L'ha mandato lui? L'ha mandato lui, dica la verità. Comunque grazie per essere venuto, buon lavoro. Per favore, fate passare, Ho sbagliato io a farmi sedere. Domani sta scena va su Repubblica. Sicuro. Il Battista con la sua idea produce infortuni a danni dei cittadini. No, perché se io sbaglio un congiuntivo vado su Al Jazeera. Questi prendono mazzette su mazzette, l'ultima pagina del giornale. Io sbaglio un congiuntivo perché sono stanco, capita, cioè ne parla la BBC. Alle volte io li sbaglio volontariamente così passa un tempo. Se noi farebbimo un reddito di cittadinanza, saressimo un paese più giusto. Ora questo pezzo verrà trasmesso su Corriere.tv, senz'altro. Bravo! È così, giusto. Bravo. Questi fanno di tutto. Comunque mi capita. Con l'inglese come va? Vabbè, non parliamo, non mi rovini la giornata con Renzi, per poi che già. Io dico, questa è una bella piazza, una bella idea di città, di stato, di paese. Noi abbiamo un'idea di paese totalmente alternativa. Mettetevi in testa, vi sembrerà incredibile, però mettetevi in testa che, come è successo a Matteo Dall'Osso, a Massimo consigliere comunale, speriamo sindaco, anche a molti di voi capiterà di entrare nelle istituzioni e vi dovrete un giorno anche candidare, perché per le persone per bene candidarsi non è soltanto un diritto, è un dovere, perché o ci candidiamo noi o si candidano sempre gli altri. Bravo. Ci dovremmo candidare. Tra 12 anni ricordati di votare il Movimento 5 Stelle. Allora, stiamo lavorando per loro soprattutto, per queste creature, per dargli un'Italia un po' più giusta, più pulita, per far sì che non debbano scappare dal paese. E ce la stiamo facendo. Ma vi
Forse non ce ne rendiamo conto perché siamo immersi nel cambiamento. Si dice che da fuori le città, da dentro le città non si vedono quanto siano alte le torri. Ecco, abbiamo una torre qui vicino, due torri, non sappiamo quanto sono alte. Però magari da fuori città si vede che sono molto alte. Così il movimento, siamo ancora dentro il cambiamento e non ci rendiamo conto di che portata enorme sia questo cambiamento. Ma è di una portata enorme, perché mai nella storia della Repubblica dei cittadini senza soldi, senza mafia alle spalle, massoneria toscana, anche gruppi di potere e lobby sono entrati nel Parlamento della Repubblica rispettando tutti i patti, mandando via coloro che non li rispettano. Perché noi, se uno non rispetta i patti con i cittadini, deve andare via, perché se tu hai preso dei voti dicendo che restituisci soldi e inizi a non farlo, te ne devi andare via. Questa è la logica del movimento, come la logica del movimento è sì modificare la Costituzione, ma in maniera legittima, con un Parlamento legittimo. Questo Parlamento è abusivo e illegittimo. La Camera dei Deputati è stata eletta con un premio di maggioranza del Porcellum che è stato dichiarato incostituzionale dalla Corte Costituzionale, perché il Movimento 5 Stelle alla Camera ha preso più voti del PD di Bersani. Però loro sono il doppio, perché si sono uniti a SEL, che però SEL ha fatto finta di passare all'opposizione. Come DL. E il terzo gruppo più numeroso del Parlamento, della Camera dei Deputati, sappiate che il terzo gruppo più numeroso, con 63 deputati dopo il PD e dopo il Movimento 5 Stelle, è il gruppo misto. È il terzo gruppo. Qualcuno di voi ha sbarrato, ha messo una X sul gruppo misto? No, non esiste. Eppure loro entrano e passano al gruppo misto per potersi tenere 13.000-14.000 euro di stipendio, non dover votare nulla, o meglio, guardando e decidere ogni giorno. Neanche devono rendere conto a nessuno, non è che il tizio del gruppo misto fa il comizio a favore del gruppo misto. Ma vi sembra una cosa normale? Per il Movimento 5 Stelle, se entri con un partito, un movimento, porti avanti quelle battaglie, se non ti trovi più d'accordo, legittimo, ma ti dimetti, non che passi nel gruppo misto a svernare lì dentro pagato con i nostri soldi. Occhio, che ci sarà un referendum importante, dobbiamo solo informarci. Ci diranno che serve per abolire il Senato. Falso. Il Senato non viene abolito, l'unica cosa che viene abolita è la possibilità di votare i senatori da parte dei cittadini. Ci saranno 95 senatori, qualcuno dirà ma così sono meno. Sì, però saranno consiglieri regionali, non eletti da nessuno, che nel passaggio dai consigli regionali, che sono gli enti più indagati e corrotti d'Italia, al Senato, magicamente acquisiranno l'immunità parlamentare, quella che gli serve a loro per potersi salvare dai processi. E in questo passaggio, con le trasferte a Roma e tutto, le spese saranno alte, si risparmierebbero, hanno calcolato, 50 milioni di euro all'anno. Uno potrebbe dire, beh, meglio di niente, ma soltanto mettendo mano ai vitalizi osceni che prendono, neanche eliminandoli tutti, ma tagliando il giusto, se ne risparmierebbero 150 di milioni di euro all'anno. Allora perché ci dicono di votare per forza questa riforma? Il popolo lo chiede, perché questa riforma, nel combinato disposto, si dice così, iniziamo a imparare certi termini, cioè in unione con l'Italicum, che è una legge elettorale che di nuovo creerà un Parlamento di nominati. Il 70% non verranno votati dai cittadini italiani, ma nominati dai segretari di partito. Produrrà un pericolo democratico per il Paese, perché un partito che da solo prende magari il 30% avrà tutto, la possibilità di eleggersi la Corte Costituzionale, di eleggersi il Presidente della Repubblica, di determinare tutte le scelte all'interno della Camera dei Deputati. Il Senato ci sarà ancora, altra palla. Ci dicono che bisogna eliminare, ma non viene eliminato, una Camera, perché il processo legislativo è troppo lungo. No, dicono, il bicameralismo perfetto produce delle lungaggini nell'iter di approvazioni delle leggi. Falso! La legge Fornero è passata in 19 giorni, e se beccate qualcuno della destra, di Fratelli d'Italia, che parla della legge Fornero dicendo è una vergogna, no? Perché ora ci sono questi di destra che stanno dalla parte dei pensionati. Ricordatevi che la Meloni l'ha votata la legge Fornero, l'ha votata. Il lodo Alfano è passato in 20 giorni, e in questa legislatura io ero lì e ho fatto opposizione, gli abbiamo sbattuto banconote facsimile in faccia, alcuni del PD e di Forza Italia non si sono accorti che erano facsimile, se le so. Guardate la scena. La legge Boccadrutti, per spartirsi milioni di euro di rimborsi elettorali, tutti i partiti, anche la Lega,
tranne il Movimento 5 Stelle, è passata tra Camera e Senato in 20 giorni. Quindi quando si devono spartire i nostri soldi o tagliare le pensioni o mandare in pensione i pensionati a 70 anni, il processo legislativo è rapido. Se si tratta di approvare il reddito di cittadinanza, una legge anticorruzione o la riforma della prescrizione o il conflitto di interessi, danno la colpa al bicameralismo perfetto. Non è colpa nostra, è colpa del processo legislativo. Sono delle prese in giro, loro utilizzano le truffe semantiche, utilizzano queste truffe per poterci far digerire delle porcate e farcele accettare. È così che il finanziamento pubblico ai partiti lo chiamano rimborso elettorale, perché la parola è più bella, rimborso, e noi ci incazziamo di meno. È così che le guerre di invasione in Afghanistan, in Iraq o in Libia le chiamano missioni di pace. Sono guerre, ma ce le fanno. Le descrivono in questo modo per farcele digerire. Gli inceneritori li chiamano termovalorizzatori, ma sempre di incenerimento si tratta, ovvero mondezza, rifiuti che vengono gestiti come all'epoca degli Etruschi, o si sotterrano o vengono bruciati e provocano il cancro. Ma poi, quando non basta la truffa semantica, utilizzano l'inglese per prenderci in giro, non farci capire. Jobs Act, Jobs Act non sarà negativo, in realtà è la monetizzazione del diritto lavorativo, perché non è vero che i contratti a tutela crescenti sono dei contratti a tempo indeterminato sulla carta, ma se tu con questo contratto vai in banca a chiedere un mutuo non te lo danno, perché il datore di lavoro ti può licenziare da un giorno all'altro monetizzando, dandoti dei quattrini. E così come il bail-in, occhio a queste parole, bail-in, tu stai davanti alla televisione, guardi il TG1, guardi il TG1 e vedi un giornalista che parla e ascolti questa frase: approvato il bail-in. Non ti preoccupi, se tu invece ascoltassi un giornalista dire approvato oggi con il solo voto contrario del Movimento 5 Stelle il salvataggio delle banche con i tuoi soldi, con i soldi dei risparmiatori, forse ti preoccuperesti maggiormente. Ma loro vogliono un popolo disinformato, un popolo dormiente, un popolo suddito, un popolo succube e un popolo ignorante. Per quello vogliono privatizzare la scuola, perché vogliono un popolo di studenti di serie A e di serie B, perché gli interessa un popolo di ignoranti, perché più siamo ignoranti e più siamo manipolabili, controllabili, con i mezzi di informazione ci controllano. Ora, questo siamo noi, io spero che si veda anche la passione che ci mettiamo, l'impegno ogni giorno, ce ne stiamo mettendo tanto, tutti i fine settimana. Settimana ci stiamo mettendo tanto impegno, dato che Max Bugani prima parlava di culture, gli lascerò la parola per concludere. Vorrei citare Manzoni, perché sbaglio un congiuntivo, però io sono laureato. Manzoni, in marzo 1821, ora staranno tutti a controllare che non sbaglio, parla nelle ultime strofe di questa poesia, parla dell'onore che ci deve essere a starci, a partecipare. Noi più che il voto vi chiediamo di partecipare, poi anche il voto, però partecipate, perché non dovremo mai dire in futuro che io non ho partecipato a questo cambiamento, sarebbe un rimpianto enorme, invece tutti noi oggi stiamo partecipando. Manzoni dice: o giornate del nostro, non me la ricordo, o giornate del nostro riscatto, dolente per sempre colui che da lungi, dal labbro d'altrui, come un uomo straniero le udrà, che a suoi figli, narrandole un giorno, dovrà dir sospirando: io non c'era, che la santa vittrice bandiera salutata quel dì non avrà. La santa vittrice bandiera sta arrivando, cerchiamo di far parte di questo cambiamento. Grazie a tutti. Fatevelo voi l'applauso, fatevelo voi!